Sia lodato Gesù Cristo. Se c'è una cosa importante da capire nella notte del Giovedì Santo, è che la disgrazia più grande è perdere o dimenticare la vita soprannaturale. È la disgrazia delle disgrazie. Disgrazia, senza la grazia. La vita soprannaturale è la vita della grazia. La disgrazia è dimenticare che esiste la vita della grazia o non essere più, a causa del peccato mortale, in grazia di Dio. Nos autem gloriario porte in cruce Domini nostri Gesù Cristo. Così canta la messa in cena Domini nell'introito. Quanto a noi dobbiamo gloriarci nella croce di nostro Signore Gesù Cristo. In Lui è la nostra salvezza, la vita, la resurrezione nostra. Ma dove continua la croce di Cristo? Perché possiamo gloriarci in essa? Capite che gloriarsi della croce non vuol dire tanto riempirsi la bocca del nome della croce o del nome di Gesù Cristo, ma vivere nel mistero della grazia, della croce, della morte, della resurrezione di Cristo. Dove questo ci è dato? Nella messa e nel sacerdozio. Dio ci salva. Cristo ci salva perché la sua vita entra in noi. La vita di Cristo non deve stare fuori di noi, deve entrare in noi. Affinché noi possiamo entrare in Lui. Tenete a mente questo in questi giorni santi. Occorre che la vita di Cristo, con tutta la sua potenza divina, con tutta la sua potenza di perdono, di purificazione e di salvezza, entri in me affinché io entri in Lui. Si chiama comunione. Questa è la comunione. Che la vita di Cristo entri in me perché io possa entrare definitivamente in Cristo nella vita di Dio. Ma perché questo avvenga veramente, non retoricamente, amici cari, che disgrazia se fosse solo sentimento e psicologia nostra, un'autoconvinzione, come se la fede fosse convincersi che siamo salvati. A furia di ripeterlo, qualcuno ci crede. Sarebbe una disgrazia, appunto. E invece è una grazia perché ci sono due cose necessarie. Vi supplico di tenerle a cuore queste, insieme. La messa e il sacerdozio, insieme, perché non si danno divise. Dove Cristo continua la sua morte redentrice, che fa passare da morte a vita? Nel sacrificio della messa, sull'altare. Questa è la notte dell'Eucaristia, il Giovedì Santo, dell'istituzione della messa. Il sacrificio che permane, che ci rende consapevoli
contemporanei realmente a Gesù Cristo, potessimo capire che in ogni messa noi siamo al Calvario con Lui. Di più, visto che Cristo ha il potere di entrare in me per farmi entrare in Lui, in Dio, di più che al Calvario. Di più. C'è qualcosa di più grande di questo? No. Ve l'ho detto tante volte, che cosa contraddistingue il cattolico? Il cattolico però, la messa cattolica. Tutti gli altri non l'hanno. Tutti gli altri l'hanno distrutta. Tutti gli altri l'hanno cacciata via dalla loro vita. Cosa fa il cattolico? La messa cattolica, che è Cristo presente, immolato. Questa è la cosa più grande dell'universo. Ogni messa celebrata, anche nel più angolo oscuro di una chiesa sperduta, sorregge il mondo e l'universo. Il mondo non è distrutto perché si celebra ancora la messa. Avessimo questa coscienza cattolica, universale, cosmica, cosmica. Invece di ridurre la messa a una preghierina nostra, che disgrazia. Un tempo non avevano bisogno di partecipare alla messa perché sapevano bene cos'era. Bastava esserci. Penso a Benedetto Labro, a quel cencioso pellegrino che attraversava pregando e facendo penitenza le strade di Roma con l'unico scopo di entrare in una chiesa mentre c'era la celebrazione della messa, per poter sollevare lo sguardo adorante all'elevazione. Avevano capito tutto. E la messa non ha valore perché fai la comunione tu, ha valore in sé. Poi il Signore nella sua misericordia ti chiama al banchetto perché vuole entrare in te affinché tu risolva la vita tua in Lui. Ma la messa ha valore in sé, non è una preparazione della comunione. Vedete come volgiamo tutto a noi distruggendo. È il protestantesimo, che è fondo la somma delle eresie del passato che si compiono nella distruzione della cosa più grande che il Signore ci ha lasciato, il santo sacrificio della Messa. Ma perché la Messa continui, il Giovedì Santo il Signore prima istituisce il sacerdozio nel suo sacrificio. Noi dobbiamo renderci conto che il dono del sacerdozio cattolico ha un valore assoluto per la salvezza del mondo. Ha il valore stesso di Cristo, Cristo che opera la salvezza. Allora in questo Giovedì Santo dobbiamo invocare il Signore perché mandi tante vocazioni sacerdotali. Non si dà messa cattolica senza sacerdozio cattolico. Siamo in una crisi senza precedenti. Bisogna gettare giù la maschera, è così. Ma è crisi di sacerdozio.
prima che crisi di popolo santo di Dio. Ora, in questa crisi tremenda, nella quale si può vedere la passione del Signore che continua, come le tenebre al Calvario, tenebre facte sunt, in questa crisi senza precedenti, dobbiamo renderci conto che senza preti la nostra religione diventa un'altra cosa. Non sarà più il cattolicesimo. È che questa crisi arriva dopo decenni di latente protestantesimo diffuso, di secolarizzazione, di dimenticanza della vita di grazia, della vita soprannaturale. E quindi di questa crisi non si duole quasi più nessuno. Se le chiese dei nostri paesi non avessero avuto il prete a celebrare la messa del giovedì santo, 50 anni, 60 anni, 70 anni fa sarebbero impazziti. Oggi non se ne accorge, non se ne lamenta nessuno. Sapete quante chiese non hanno più il giovedì santo? Quante? Dobbiamo pregare in questa notte santa perché il nostro amore a Cristo nella messa cresca e perché la stima del sacerdozio cattolico in noi cresca. Perché è un dono di Dio. È un dono assolutamente necessario. È un dono urgente per la vita di molte anime e per la vita del mondo. Occorre non rassegnarsi, occorre invocare il dono di preti, occorre meritare questo dono con una vita di grazia, con una vita santa. Cerchiamo sempre il prete per ciò per cui è fatto, per la nostra santificazione, per l'educazione della nostra fede, per il perdono dei peccati, per l'amministrazione dei sacramenti, per il dono del corpo di Cristo. Un grande santo, ma un grande artista, diventato sacerdote, che molti di voi conoscono ben bene, il padre Rebora, proprio sul sacerdozio ha scritto tanto, ma ha qualche riga che mi ha profondamente colpito. Perché solo salvando il sacerdozio e la messa cattolica insieme che si resta cattolici. Non basta neanche la messa cattolica, in modo distratto. Sacerdozio e messa cattolica. A un certo punto, nella sua lunga poesia sul sacerdote, dice: il sacerdote è il primo caro acquisto del divin sangue. Sulla croce, il primo acquisto che il Signore ha fatto è il sacerdozio, perché la sua presenza continui, perché la nostra vita sia santificata, perché la nostra vita sia redenta. Per noi preti questo è un gran mistero, per questo io vi predico con libertà sul sacerdozio in questa notte santa, perché è un dono di Dio, non è certo un merito di chi è prete e che ha ricevuto la grazia più grande che potesse capitare nella vita, che è avere questa chiamata. E a un certo punto Rebora dice: il sacerdote cosa possa o sia non sa. È talmente grande il dono di Dio. Il sacerdote cosa possa o sia non sa, come ardirebbe far di Dio cibo alle anime. Qualcuno mi chiedeva, un po' di, si va avanti con abitudine giustamente, prima di messa ho detto: non c'è il Santissimo Sacramento, vedete che non c'è il canopeo,
non ci sono le lampade. Il Giovedì Santo non c'è il Santissimo prima della messa, si fa nella messa. Allora la persona normalmente mi chiedeva: ma come? Ma non c'è nel tabernacolo? Sì, ma lo faccio io, gli ho detto. Devo farlo io. Se non lo faccio io, non c'è. Perdonatemi questo modo, forse. È così. E quando io ho detto questa risposta, ho detto, ho parlato così per far capire. Certo che è un gran mistero. Per noi preti è un gran mistero. Ma è il mistero che ci porta. È il mistero che salva anche noi. Il sacerdote cosa posso sia, non sa. Come ardirebbe far di Dio cibo alle anime, o santa Eucaristia. Viviamo intensamente questa notte del Giovedì Santo, che è la giusta, è giusto inizio della Pasqua, solenne, messa e sacerdozio. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.